Buonasera. Andiamo la bimba in crisi da dentizione. Sto rosicchiando il gelato di Matteo. È mio, infatti. Ne ha parlato lei. No. Sì. Mamma. Aspetta, Mamma. eh. Matte, tanto non si può mangiare uno tutto da solo, te l'ho detto, è molto calorico. Devi prendere la bambina, non puoi mangiare il gelato. Peccato. Ciao Motti. Ciao Mariangela. Vabbè, glielo do, va bene, va bene. Cosa è successo? A parte che abbiamo caduto il gelato. Amore, cosa c'è? Guarda. Scusate, adesso vi dico tutto, eh. Beh, allora com'era? Ma come ti permetti? Non te lo meriti. No, è buono. Così? Così? Buonino. No, quanto è buono. Che c'è, amore mio? Mi si è storta la frangia. Vabbè. Ciao, ciao, ciao. Allora. Vabbè, mamma mia. Vabbè, scusate. Stasera vi racconto Siamo una runi. ricetta. Sì, siamo runi, però Matteo, andate via. Passa Non posso passarti dietro. di là. Mi ha aperto di là. Sì, andate via. Cioè, non mi fanno fare la diretta con i loro rugni. Certo. Guarda che non si scioglie criticare dentro il bicchiere. Lo faremo, non lo faremo sciogliere. Allora, mi sembra che Dalia abbia detto mamma per avere un pochino gelato, mamma dammene un pochino. No, no, tu c'è un botto di cioccolato fondente lì, no. Non perché il cioccolato è fondente, ma c'è un botto di cioccolata. No, vabbè, ma ha appena finito la sua seconda cena, Dalia, perciò magari basta. È un po', è stanca, sti dentini ci fanno penare. Puoi venire a prendere il ciuccio, magari. È qui. Se ti ho detto puoi venire a prendere, intendevo ben che è qui. Comunque, allora, io con una latta da 400 ml di latte di cocco, di solito faccio 4 tornate di gelatini. Visto che la rubrica è finita, grazie a Dio, cosa mi è saltato? Bravo, bravo, ma mi lasci fare? Visto che ho finito questa benedetta rubrica e chi diavolo me l'ha fatto fare? Io me lo sono fatto fare, brava, complimenti. Mi avanzavano 200 ml di latte di cocco e visto che domani, finalmente, se sopravviviamo al facimento, al completamento delle valigie, partiamo per le vacanze, che non mi sembra vero, che comunque non sono vacanze con una bambina di 9 mesi, ve lo dico, non possiamo fare niente. E terme no, e il parco avventura no, e questo no, e quello no, non si può fare niente. Com'è che si chiama quel posto Skyway? Non si può fare perché la bambina è troppo piccola. Scherzando, prima che mi prendiate per no, è vero, no, che non si può, che non si può fare, è vero, perché è troppo piccola, però non mi prendete per matta. Si scherza un po' che ci abbiamo la piccina, quindi in sostanza dovevo far fuori questa derrata. E allora che ho fatto? Ho fatto una ricetta non particolarmente dietetica, ma particolarmente gustosa. Era veramente, veramente buono. Non avevo granché dubbi, però vi vado a spiegare A come si fa, B come si può, diciamo, inserirla nell'alimentazione di tutti i giorni, tenendo conto che è un bel po' carica. Allora, ricordatevi che quel latte di cocco lì, ma più o meno tutti, cioè dipende da quello che ci leggete sopra, hanno un quantitativo di grassi elevato, no? Passa anche il periodo dei denti, sì, poi arriveranno altri periodi.
Quel latte di cocco lì ha circa 20 grammi di grassi per 100 grammi. Quindi, se voi mettete circa 100 grammi di latte di cocco, è come se metteste circa 2 cucchiai d'olio, no? Perché ogni cucchiaio d'olio sono 10 grammi di grassi. Vi torna la proporzione? Ora, io ho messo 200 grammi di latte di cocco, quindi sono 4 cucchiai d'olio. Chiaramente non l'ho mangiata solo io, l'ha mangiata anche Matteo, la ricetta. Non ho aggiunto olio per fare un po' di soffritti, e di soffritto non ne ho aggiunto, e quindi semplicemente abbiamo mangiato un po' più grassino quella sera lì, abbiamo fatto in modo che le verdure quella sera lì fossero un po' più scondite e basta. E sappiamo che quella sera lì abbiamo ecceduto con i grassi. Ma vi vado a spiegare cosa ho fatto. Ho fatto un soffrittino con acqua, ve l'ho appena detto, con un bello scalogno grande. Quando lo scalogno è imbiondito bene, ho aggiunto, no, non è vero, insieme allo scalogno ho messo curry a sentimento, perché non l'ho pesato, non ho messo a cucchiai quello che mi andava. A me piace molto, quindi ne ho messo un bel po'. Poi ci ho messo soltanto quello e del sale. E poi ho aggiunto subito il pollo e il latte di cocco. Poi la ricetta sostanzialmente si conclude facendo andare il tutto per una ventina di minuti. Ciao Silvana, ciao Manuela. Dovete soltanto avere cura di girarlo spesso e di lasciarlo cuocere molto lentamente affinché il latte di cocco piano piano si rapprenda e sprigioni tutto il suo sapore nella carne. Fine. Come vi dicevo, abbiate l'accortezza di abbinarlo a verdure che magari non necessitano di grandi quantitativi di grassi. E magari ecco, non, evitate il primo piatto che necessita di condimento, magari ci mettete il pezzetto di pane in quell'occasione invece che la pasta o il riso che un minimo di condimento lo vogliono. Però, anzi, se volete fare la furbata, non ve lo dico nemmeno, riso basmati, bello asciutto, senza nulla, servito insieme al piatto con quella sua bella cremina. È Natale, meraviglioso. Matte, com'era la ricetta di ieri? Stupenda, ha detto. Era veramente buono. Come vi dicevo, non è una ricetta consigliata in dimagrimento, o almeno non tutti i giorni, non spesso. Lo dovete mettere proprio come un di più, ok? Però secondo me ha fortemente il suo perché, eh. Cioè, a me è piaciuto veramente tantissimo. Cioè, è piaciuto, lo avevo già fatto molte volte, mi piace sempre tanto. Come faremo in questi giorni che siamo via? Il gruppo è regolarmente ci saremo un po' meno perché magari non sarò sempre presente, ma ci saremo. Dirette e quant'altro. Non ne ho idea. Cercherò, ve lo dico col cuore, di prendermi un po' il tempo di staccare, perché lo dico a voi e quindi lo voglio fare anche io. Ho bisogno di un po' di relax. È necessario, è necessario. È proprio necessario. Quindi, se non mi vedete, sappiate che esisto. Ci vedremo in giro per le valli con qualche diretta, sempre che ci prenda il telefono. E è in arrivo sicuramente, ma non so bene dirvi quando e come. Sarà sicuramente nel gruppo, perché non posso dire tutte queste cose davanti a tutti. Goditi le vacanze, va bene, grazie. E ci sarà una diretta che vi racconterà un po' di più la storia di Chiara. Scusate, perucco. Ho coinvolto la dottoressa Fossi che mi terrà la manina mentre
Vi racconterò una storia che non avevo per niente voglia di dirvi, però giustamente è corretto raccontarvela e quindi mi farò intervistare dalla dottoressa Veronica, così almeno mi terrà virtualmente la manina, perché già ci divide più o meno 3 quarti d'Italia. Per l'occasione ci dividerà l'Italia intera, perché lei è sempre in Sicilia e io stavolta vado in Val d'Aosta. Quindi potremmo fare veramente una polenterrona, super polenterrona. E quindi niente, non so ancora quando sarà, vi avviserò strada facendo come al solito. Spero con una faccia migliore di questa, perché veramente se poi vedeste una cara. Ora, se vi è piaciuta la ricetta, come al solito condividete il video. Noi ci vediamo in questi giorni, ma ritmi molto più easy. Quindi, buona serata a tutti, vado a finire quelle benedette valigie. Ciao!